Ciao, oggi un altro tutorial diverso dal solito, infatti mi vede in macchina, sto aspettando che riapra l'ingrosso di merceria e stamattina invece sono stata all'ingrosso del tessuto. Quindi oggi ti racconto un pochino come ottimizzare i tempi e come fare la spesa per il tuo cosplay nel modo migliore possibile. Io sono Veronica Forconi di Cosplay Fai Da Te, The Italian Way to Make Cosplay, e applico tecniche sartoriali professionali al mondo del cosplay. Quindi, oggi che abbiamo un po' di più di confusione, un po' più di varie cose, spero che questo video venga bene e partiamo subito. Intanto siamo a metà giugno, è arrivato un caldo infernale a Firenze e io mi sono fatta, come ti dico spesso, mi sono fatta i miei 50 km all'andata e tra poco, quando avrò finito di fare shopping, avrò i miei 50 km di ritorno. Ecco, sto morendo di caldo in macchina, però ecco, aspetto, rientro a casa e mi mangio qualcosa di fresco. C'ho un cocomero, detto anche anguria, in frigo. Comunque, partiamo. Allora, perché prima ti conviene andare all'ingrosso, cioè al negozio del tessuto? Allora, come funziona l'ingrosso? Facciamo un po' di recap. Per acquistare all'ingrosso devi avere una partita IVA, quindi ecco, non è che puoi andare lì e prendere 30 centimetri e non puoi farlo come persona privata. Quindi per andare all'ingrosso hai bisogno della partita IVA. E soprattutto sotto un certo numero di metri non ti tagliano il tessuto, quindi quando fai un cosplay, anche se hai una partita IVA che ti permette di andare ad acquistare tessuto all'ingrosso, diciamo che sotto i 5 metri spesso non ti tagliano il tessuto. Quindi io vado ad acquistare tessuti là quando ho almeno 5 metri. A volte ci sono anche delle ceste con degli scampoli. Io ci guardo molto spesso per vedere se trovo o dei materiali che mi servono sempre per quei cosplay di cui mi sono fatta la lista. Quindi non è che ogni volta che mi sveglio vado a prendere il materiale, ma faccio degli shopping mirati, nel senso una volta ogni 2 mesi, una volta ogni 3 mesi, a seconda di quando ho sistemato la commissione o di quando sono di passaggio. Ecco, ottimizza sempre i tuoi tempi. Quindi, quando invece ho bisogno di piccoli metraggi, vado ai negozi di tessuti e acquisto direttamente lì. È possibile acquistare al mercato? Sì, se lo fai per te sì. Per quanto riguarda le commissioni, sinceramente preferisco di no, perché molto spesso non ti sanno dire le composizioni e non hai garanzia che il materiale che prendi sia, tra virgolette, di buona qualità e soprattutto che sia lavabile ad acqua, perché ti dicono sì, certo, mi è successo, a volte no. Quindi ecco, questo è. E cosa ti devi portare quando vai ad acquistare i tuoi tessuti? Allora, la prima cosa che devi fare è portarti una fotografia del tuo personaggio. Quindi, a seconda di quello che devi andare a fare, ti stampi una fotografia, perché farla vedere sul cellulare ha senso fino a un certo punto. Magari ti trovi il negoziante che non ci vede bene, quindi stampati la fotografia più grande che puoi e prendi appunti. Segnati quanti metri di tessuto vuoi prendere e segnati anche, diciamo, più o meno che tipo di tessuto, pensi di voler prendere, quindi, o almeno le caratteristiche, se vuoi un tessuto fermo, se lo vuoi grosso, se vuoi un jersey, se vuoi una licra, se invece vuoi una cosa molto svolazzante, simile all'organza, e poi ti fai consigliare lì. Ecco, datti un po' di indicazioni. E un altro consiglio che è molto molto utile è quello di portarti, che li sto tirando fuori, dei campioni da casa della pesantezza del tipo di tessuto che vorresti avere e grazie alla foto riuscirai a prenderti quelli del colore giusto. Se
se hai già provato ad ordinare online e non hai trovato il tessuto giusto, quello che puoi fare è, dato prima di quando ordini online, prima di andare a comprare il tessuto, quello che ti consiglio di fare è di comprare sempre i campioni. Questi li ho presi da tessuti.com e diciamo che il colore si avvicina molto, ma per quanto riguarda il tessuto non ci siamo. Quindi me li sono presi comunque e oggi sono andata all'ingrosso e gli ho detto: guarda, tra questi due colori, però con questo tipo di tessuto, quindi con una viscosa, perché questa qui è una viscosa e la cliente mi ha chiesto di evitare il cotone e di preferire la viscosa. Ci sono delle caratteristiche molto importanti che differenziano la viscosa dal cotone e piano piano, quando impari a toccare i tessuti, vedrai che ti accorgi cosa è meglio. L'unica cosa che ti voglio dire, poi i tessuti sono un argomento molto importante da approfondire. Non pensare che il cotone sia sempre grosso e ruvido. Esistono dei cotoni spettacolari, morbidissimi, finissimi, anche quasi trasparenti. Quindi, ecco, quando vai al negozio e non sai bene cosa prendere, fatti consigliare. A volte puoi andare anche sui tessuti da tappezzeria, da arredamento, da tende, però ricordati che insomma quelli sono tessuti meno traspiranti, quindi se cerchi qualcosa per l'estate non è la scelta migliore, però ecco, come dicevamo, dei tessuti se ne parla più avanti. Poi abbiamo fatto il nostro shopping al negozio di tessuti e quindi abbiamo i nostri pezzi di tessuto. Io adesso ce li ho dietro nel bagagliaio e poi mi sono portata anche dietro il pezzo di un altro tessuto che avevo già preso in anticipo, che è questo. Perché mi sono portata questo pezzo e ho ritagliato un pezzettino di tessuto di quelli che ho appena comprato. Quindi quando vai a comprare il tessuto, se vai a comprare, facciamo finire di passare il camion. Se vai a comprare il tessuto in un posto e non ne prendi una grande quantità, allora ti puoi portare di nuovo il tessuto in merceria e non c'è problema. Se come me oggi ho un pacco che pesa un'infinità perché uno dei tessuti è di oltre 8 metri, e diciamo che all'ingrosso di merceria non mi fanno entrare con la borsa, cioè ho una borsettina, una shopper di tela dove tengo il portafoglio, il cellulare e l'acqua, e praticamente ecco, lì non posso portare niente di che, quindi mi porto dei ritaglini. Oppure se proprio non posso, come oggi che appunto mi sono dimenticata delle forbici per tagliare uno dei materiali, ho preso solo delle forbicine un po' scarse, mi sono presa un po' di filo. Quindi con questo filo, che comunque è poco per vedere esattamente il colore, vediamo se lo metti a fuoco, con questo filo qui io vado a scegliere la cerniera. Quindi io ho preso questi campioni perché mi servono bottoni, mi servono le cerniere, mi serve tutto quanto, e per questa roba qui mi sono fatta una lista. Vediamo se c'è qualcos'altro da dirti. Allora, per quanto riguarda le liste, soprattutto per la merceria, cerca di fartele sempre molto in anticipo. Io ho attaccato diciamo, al mio bancone da lavoro, ho proprio un foglietto dove via via scrivo tutto quanto, oppure sul cellulare ho proprio una nota con la lista della merceria, quindi quando vengo all'ingrosso vado a prendere tutto quello che mi serve. Ora, le cerniere, ad esempio, ne devo comprare tre per colore della stessa misura, quindi se devo prendere una cerniera strana che non riutilizzerò mai, vado a prenderla nella merceria che insomma c'è in paese, se la trovo. Altrimenti, se devo prendere cerniere strane o soprattutto molto lunghe, a quel punto devo per forza venire qui e me ne prendo tre e prima o poi ci faccio qualcosa, nel senso non vanno sprecate. Però ecco, altre cose che puoi acquistare in merceria sono gli aghi per cucire a mano.
quelli per la macchina per cucire di solito li trovi dai rivenditori delle macchine per cucire e ti consiglio quelli della Schmetz e della Madeira. Poi cos'altro ci puoi comprare? Nastri di rinforzo, tele adesive, tutti i materiali che ti fa comodo avere a casa a portata di mano perché quando cominci a lavorare ti servono. Quindi ecco, quello è un po' le cose più importanti. Ti possono servire dei bottoni tipo controbottone, bottoni generici se non ce li hai in casa, però ecco, i bottoni siccome costano un'eresia, ti consiglio di acquistarli sempre per il progetto e quando li acquisti, comprane sempre almeno uno per tipo in più dello stesso colore. Quindi io di solito ne prendo due perché non si sa mai. Perché costa meno comprarne uno in più che cambiare cinque bottoni, cioè ho pagato dei bottoni 5,60 l'uno, quindi vabbè, cioè il merceria normale. Quindi quando mi capita di trovare bottoni che posso riutilizzare in buona offerta, li utilizzo sempre volentieri. Ecco, questo è un po' quello che devi sapere. Poi quando arrivi a casa riordini tutto quanto e ricordati di pretrattare il tessuto se si tratta di un tessuto che può essere lavato ad acqua, altrimenti lo stili, lo prepari e cominci a lavorare. Bene, per oggi è tutto. Ricordati di guardare i video sui bottoni, la diretta sui bottoni, il video sul come pretrattare il tessuto. Ci vediamo in diretta lunedì alle 21:15. Per qualsiasi cosa scrivimi nei commenti, metti mi piace, condividi e ci vediamo presto. Da parte mia e da parte di Mr. Cosplay, che è con me, aspetta, gli tolgo la cintura. Aspetta, ci siamo. E da parte di Mr. Cosplay, che è venuto con me all'ingrosso e si è stupito, è tutto. Ci vediamo presto. Ciao.